tutto l'anno e mi sto riferendo al Mid-Year Freakout Book Tag, ovvero un book tag che ci permette di tirare un po' le somme di questi primi 6 mesi del 2020, ovviamente a livello di letture e basta, perché se dovessimo pensare a tutto quello che è successo nel mondo soltanto in questi 6 mesi, è meglio se non ci pensiamo. E se notate qualcosa di diverso in me, cioè tipo questa piega un po' mossa, diversa dal solito, non sbagliate, è che sto sfruttando l'acconciatura del parrucchiere e diciamo che mi sembrava abbastanza adeguata per il Mid-Year Freakout Book Tag, cioè lo sclero di metà anno, e anche i miei capelli si sono adeguati alla cosa. Però uno dei miei amici, Gizio, cuore mio, mi ha detto che con questa piega sembro Julia Wicker di The Magicians, quindi è stato il miglior complimento della giornata. Cioè grazie Gizio, perché io sono Julia Wicker tutti i giorni, anche quando non lo faccio apposta, perché io e lei siamo due spiriti affini. E ovviamente prima di cominciare con il video vi ricordo che tutti i libri che vi andrò a mostrare li trovate linkati giù nell'info box se volete acquistarli tramite Amazon. E comunque sto rubando le domande dall'info box del video di Andre, perché sono già tradotte in italiano e io sono pigra. Ciao Andre, ti voglio bene, grazie per il lavoro che fai. Domanda numero 1: miglior libro letto fino ad ora nel 2020. Qui è stato molto semplice trovare la risposta, perché il libro che vi cito è naturalmente The Diviners di Libba Bray. Nello specifico vi mostro questo primo libro qui nel video, però sappiate che ovviamente mi sto riferendo a tutta la saga, quindi a tutti e 4 i volumi, perché rare volte Dreamers mi è successo di dare 5 stelline dal primo all'ultimo libro di una serie. Cioè penso che è successo con poche saghe, si contano sulle dita di una mano, cioè le uniche che mi vengono in mente in questo momento sono tipo The Young Elites e Nevernight, per farvi capire. Ogni libro di questa saga è riuscito a trasmettermi qualcosa, a rimanere con me per un motivo o per un altro, perché ogni libro di questa serie in realtà è diverso dall'altro, magari per la struttura narrativa, per i personaggi che vengono approfonditi, per le storyline che ci sono, le tematiche trattate. È veramente una saga validissima sotto ogni punto di vista. I personaggi sono ben scritti, ci troviamo a New York negli anni 20, c'è l'aspetto soprannaturale e fantasy, perché appunto i diviners sono i divinatori, persone con poteri, ci sono delle ship carinissime e i misteri sono spesso e volentieri inquietanti, perché riguardano i fantasmi, no? E quindi veramente The Diviners è una saga così completa, anche per la rappresentazione della comunità LGBTQ+, vedere come alcuni personaggi vivono alcune situazioni negli anni 20 in America. È una saga troppo sconosciuta e sottovalutata che tutti dovrebbero conoscere e amare, quindi vi prego leggete The Diviners, perché è veramente una saga che ha caratterizzato tantissimo questi miei primi 6 mesi del 2020, e lo vedrete perché sarà molto presente in questo book tag. Però non poteva che essere così, perché comunque io ho letto questa saga tra gennaio e aprile del 2020, quindi c'è per 4 mesi della mia vita, per oltre la metà insomma di questi primi 6 mesi dell'anno, quindi non poteva che essere così, ripeto, cioè sarà una saga molto presente anche nelle altre domande, poi vedrete. E niente, però vi prego leggete The Diviners se leggete in inglese, perché è una saga che merita tantissimo e io la amo. Domanda numero 2: miglior sequel letto fino ad ora nel 2020. In questo caso Dreamers è finita in parità, perché non potevo fare a meno di mostrarvi due libri che per me sono stati veramente i migliori sequel letti fino a questo momento nel 2020, e mi sto riferendo a Before the Devil Breaks You di Libba Bray e Thunderhead di Neal Schusterman, rispettivamente il terzo volume nella saga di The Diviners e il secondo volume nella trilogia di Falce. Per quanto riguarda Before the Devil Breaks You, rientra tra i miei sequel preferiti del 2020, perché è il classico romanzo fantasy in cui tutta la trama viene spiegata, tutta la trama assume finalmente un senso e tutte le domande che ci stavamo ponendo essenzialmente da 3 libri ottengono una risposta. I puntini si uniscono, le carte vengono messe in tavola e quindi i personaggi devono essenzialmente capire come agire, cosa fare per portare a termine quello che devono portare a termine. E parlando proprio dei personaggi, è stato molto bello vederli finalmente in questo terzo libro tutti insieme, tutti uniti contro una causa o più cause, a seconda dei punti di vista, comuni. Infatti ci sono tantissime scene epiche di tutti loro che utilizzano i loro poteri insieme, tipo convergenza Enchantix, per capirci. Non ti illudere, ci siamo anche noi. Convergenza, stella del mattino, risplendi su Baltor.
E il mistero di questo terzo libro è un sacco inquietante, però interessante, perché riguarda comunque dei fantasmi collegati ad un manicomio. Quindi insomma, se vi piacciono un po' queste cose creepy, sicuramente apprezzerete questo terzo libro. Però è veramente quel tipo di romanzo che a me intrattiene, perché c'è il giusto mix tra azione, spiegazioni di fondo, le ship, i personaggi. Soprattutto in questo terzo libro i personaggi di Mabel e Tita hanno un sacco di spazio e crescono tantissimo. Infatti ho apprezzato molto le loro storyline. Quindi Before the Devil Breaks You è assolutamente il mio libro preferito all'interno della saga, ovviamente anche perché è blu. Ma ce lo aspettavamo tutti, vero? Sì. E il discorso per Thunderhead di Neal Schusterman in realtà è parecchio simile a quello su Before the Devil Breaks You, perché anche qui abbiamo una trama molto più complessa rispetto a quella del primo, perché in Falce noi seguiamo principalmente l'apprendistato di Citra e Rowan per diventare delle falci. Ed effettivamente tramite i vari diari delle varie falci noi conosciamo un po' meglio questo apparato, insomma questo sistema, questa compagnia. Invece in Thunderhead, come suggerisce anche poi il titolo, noi veniamo proprio catapultati nella storia tramite gli occhi del Thunderhead. Ci sono tantissimi spezzoni o addirittura delle scene narrate dal punto di vista del Thunderhead, e io ho trovato il tutto super affascinante, perché secondo me il Thunderhead rimane il miglior personaggio di questa saga. Conosciamo ancora meglio i personaggi che già avevamo incontrato nel primo libro, ne arrivano di nuovi e capiamo come il tutto si intreccia, perché si parla molto di più del Thunderhead, però vediamo effettivamente quanto questo Thunderhead decida di non intromettersi con le questioni delle falci. In realtà io sto barando, perché quando sto girando questo video mi mancano ancora effettivamente tipo le ultime 80 pagine per finire questo libro, per cui lascio la linea allo studio, cioè alla Ludovica del futuro per me, alla Ludovica del passato per voi e per quella dell'editing, sulle sue impressioni a caldo del finale di Thunderhead, perché ho sentito in giro che è molto scioccante, però io lo scoprirò solo tra qualche ora, mentre lei lo saprà già. Ringrazio lo studio e la regia per avermi concesso questa linea di intervento. Io ho finito Thunderhead adesso, è tipo 00:30, io... cioè, non so se si vede dalla mia faccia quanto sono provata, ma mi sono anche commossa alla fine per delle cose che sono successe. Cioè, io confermo, best sequel ever. E l'ultima frase, io me la sognerò la notte. Cioè, io aspetterò il 20 luglio trepidante, perché il 20 luglio esce il terzo in spagnolo e non ce la faccio. Cioè, che vita difficile. Do di nuovo la linea alla regia, perché questa Ludovica non sa che cosa dire, se non che sono sotto shock, I can't, vabbè. Domanda numero 3, nuove uscite non ancora lette ma che vuoi leggere? Ho due titoli per quanto riguarda questa domanda, e il primo tra i due che vi mostro è Hunger Games, ballata dell'usignolo e del serpente di Susan Collins, ovvero rispettivamente il prequel della trilogia di Hunger Games incentrato sul giovane presidente Snow, insomma sulla vita del presidente Snow prima che diventasse l'antagonista che tutti noi conosciamo, e da quanto ho capito dovrebbe essere ambientato durante una delle prime edizioni degli Hunger Games, e abbiamo appunto il presidente Snow che però fa lo stratega. Quindi sono davvero curiosa di ritrovarlo in questa nuova veste, diciamo. Ovviamente non credo che cambierò mai idea sul suo personaggio, perché comunque sappiamo tutto quello che è successo dopo. Fatemi sapere se voi l'avete letto. È uscito a maggio, me ne rendo conto, ma non ho avuto ancora modo di leggerlo, perché insomma tra esami, sessione estiva, impegni vari, ho preferito rimandarlo ad un momento in cui sarò più libera sia mentalmente che concretamente. E ringrazio tantissimo la Mondadori per avermi omaggiata di questa copia, perché è veramente un'edizione pazzesca. All'interno c'è anche la ghiandaia imitatrice in rilievo, quindi veramente un'edizione curatissima. Li ringrazio tanto e non vedrò l'ora di leggerlo. Mentre altra uscita che non ho ancora letto ma che voglio assolutamente recuperare è La città di Ottone di S.A. Chakraborty, che è rispettivamente il primo volume di una trilogia, è stato pubblicato dalla Oscar Volt in italiano da pochissimo, e sono davvero curiosissima di immergermi in questa nuova storia. Non so molto della trama per mia scelta, perché voglio leggerlo assolutamente a scatola chiusa, so soltanto che l'ambientazione è l'Egitto e che ci sono delle vibes che ricordano Aladdin. Non so altro perché, ripeto, voglio proprio vivere questa storia così. Mi tuffo di testa a volo d'angelo, perché non voglio sapere nulla. Domani
uscite più attese della seconda parte dell'anno. Anche qui Dreamers sono principalmente due, e la prima naturalmente è The Invisible Life of Abby LaRue di Victoria Schwab. Io lo so che lei e in generale l'internet, per chi sta già leggendo questo libro in anteprima, insomma, stanno mettendo un sacco di hype dietro a questo romanzo, però io mi fido di Victoria Schwab, cioè secondo me sarà un hype più che meritato, anche perché persone, insomma, di cui mi fido, che seguo, che stanno leggendo questo libro in anteprima, stanno dicendo anche qui solo che cose positive, quindi secondo me sarà ad altezza delle aspettative e sono certa che mi piacerà e che lo adorerò tantissimo per la storia in sé, perché comunque c'è, cioè, parla di questa ragazza che fa un patto col diavolo per essere immortale, però tutti si dimenticano di lei, ma poi secoli dopo una persona si ricorda chi è. Io lo so che a livello poi di stile di scrittura sarà super poetico per gli estratti che comunque lei ogni tanto mette su Twitter o su Instagram, e per le tematiche che tratterà sono certa che Victoria Schwab arriverà come sempre a una parte della mia anima, perché è sempre così con i libri che lei scrive. Ha questo potere particolare che tutti i libri che ho letto di lei proprio riescono a parlare a diverse parti di me, diverse versioni di me stessa, magari a seconda anche dell'età. Pochi scrittori ci sono riusciti con me nel corso del tempo. Mentre l'altra uscita che attendo trepidante è un finale di una saga, e mi sto riferendo a A Sky Beyond the Storm di Sabatahir, ovvero l'ultimo volume nella tetralogia di An Ember in the Ashes, che come sapete è una delle mie saghe preferite di sempre e dell'anno scorso. E inaspettatamente, perché io ero convintissima che questo ultimo libro non sarebbe mai uscito entro il 2020, e invece uscirà a dicembre, i primi di dicembre, non ricordo la data esatta. Io sono pronta a leggere questo libro subito, appena uscirà in inglese. Io lo so che Sabatahir li ammazza tutti, cioè io lo so che finirà in tragedia questo libro, e lo so che sarà proprio un Dark Dawn 2.0, cioè io me lo sento nel cuore e ho l'ansia, cioè proprio tantissimo, perché in parte non sono pronta a salvare questi personaggi, in parte voglio sapere come finisce la storia. Spero che Helen sopravviva, perché Helen tra tutti loro è quella che proprio se lo merita di più, e va bene. Domanda numero 5, delusione più grande. Devo dire, Dreamers, che in questa prima parte del 2020 sono stata abbastanza fortunata con le mie letture, perché a parte i due titoli che vi andrò a menzionare, sono state sempre, o quasi sempre, insomma, letture molto belle e valide. Però ecco, vi devo proprio parlare in primis di And I Darken di Kirsten White, rispettivamente il primo volume di una trilogia che è stata anche la mia primissima lettura di questo 2020, e che, come ben sapete se avete visto il wrap up in cui me ne parlo, non l'ho finito questo libro, quindi c'è proprio che da qui dovevo capire l'andazzo di tutto il resto dell'anno per quanto riguarda la vita e le varie cose, capito? Cioè, se il buongiorno si vede dal mattino, ok, però secondo me ho letto questo libro un po' nel momento sbagliato, perché stava iniziando la sessione invernale e perché effettivamente l'ho trovato molto lento per quanto riguarda lo stile di scrittura, e non mi ha conquistata per quanto riguarda la storia, per come veniva raccontata, perché molti fatti venivano raccontati solo a posteriori e non li vivevamo con i personaggi, e soprattutto i personaggi, per l'età che hanno in questo primo libro, fanno delle cose un po' troppo da adulti rispetto all'età che hanno, non so come spiegarvi. E l'altra delusione di quest'anno è stata sicuramente Serpent and Dove di Shelby Morin. Anche qui primo libro di una trilogia che a me non ha convinto, ma perché secondo me sono stata troppo vittima dell'hype che c'era intorno a questo romanzo, che a me sì è piaciuto, ma non gli ho dato più di 3 stelline, non mi ha conquistata, così come altri libri che ho letto quest'anno. E secondo me si nota tantissimo che è il primo libro dell'autrice, cioè che è il suo romanzo d'esordio. Si nota tantissimo per alcune pecche, errori, cliché tipici da primi romanzi, ecco. Domanda numero 6, sorpresa più grande. Per questa domanda ho pensato subito ad Aurora Rising di Amy Goffman e J. Christoph. È un libro che pensavo sì potesse piacermi, ma non tanto quanto poi effettivamente mi è piaciuto. Trovate su nelle schede il reading vlog in cui, insomma, ve ne parlo. È un romanzo che ho letto durante la mia quarantena, quindi probabilmente è stata una sorpresa piacevole, perché si tratta di un romanzo sci-fi, quindi mi ha proprio permesso di evadere con la fantasia da casa mia, insomma, verso l'universo, verso la Via Lattea e oltre, ecco. Quindi è stata veramente una piacevolissima scoperta di questo 2020, sono contentissima che la Mondadori l'abbia portato in Italia, e credo che comunque negli anni a venire usciranno anche il secondo e il terzo.
terzo. Però è stata veramente un'avventura nello spazio senza precedenti, che mi ha divertita da morire perché ho riso tantissimo e mi sono affezionata praticamente a quasi tutti i personaggi della squadra 3-1-2. E Zio Jay e Amy sono sempre fantastici come team di scrittori, e soprattutto la fine, cioè la fine mi ha sconvolta nel profondo, cioè la fine sì che è stata una vera sorpresa. Se avete visto il vlog ve lo ricordate, ma cioè io ero tipo, non lo so, alle 2 di notte così che leggevo. È stato un po' un mezzo trauma, come sempre, io non imparo mai dai miei errori e devo sempre ricordarmi chi sono gli autori e con chi ho a che fare. Domanda numero 7, miglior nuovo autore, che ha debuttato quest'anno o che è nuovo per te? Anche qui non posso citarvene soltanto uno, ma ve ne dirò ben 3, ovvero Lipa Bray per quanto riguarda la saga di The Diviners, Neil Schusterman per quanto riguarda la saga di Falce ed infine Alice Osman per quanto riguarda le graphic novel di Heartstopper. Domanda numero 8, nuova fictional crush. E qui, Dreamers, non posso fare a meno di menzionarvi James Herondale da La Catena d'Oro di Cassandra Clare, primo volume nella trilogia di The Last Towers, perché sì, cioè perché è un Herondale e cioè come si fa a resistere al fascino degli Herondale? Ad esclusione di Jace, perché Jace non l'ho mai sopportato e mai lo sopporterò, però cioè James è il figlio di Will, quindi cioè buon sangue non mente, no? Quindi così come all'epoca nel lontano 2014 crush epica per Will Herondale, nel 2020 crush epica per il figlio, per James Herondale. Ma perché sì, anche perché poi il fandom ha deciso che a livello di fan cast James è Timothée Chalamet, quindi cioè capite che va bene così, cioè per me James è lui nella mia testa, quindi assolutamente crush spropositata. Domanda numero 9, nuovo personaggio preferito. E anche qui torniamo da The Diviners di Lipa Bray, perché il mio nuovo personaggio preferito di questo 2020 è assolutamente Ivy O'Neill, una delle protagoniste di questa storia. Se dovessi sceglierne proprio uno su tutti, Ivy è quella che proprio più mi è rimasta nel cuore, proprio perché è stato meraviglioso seguire la sua crescita personale da questo primo libro all'ultimo, perché Ivy è un po' tipo Stella delle Wings, cioè è quella ragazza che magari all'inizio si mostra un po' superficiale, a cui interessano soltanto i gioielli, i vestiti, le feste, uscire con i ragazzi, essere proprio la hit girl di New York, insomma, negli anni 20. Però al tempo stesso si nota che c'è in lei una grande frattura interiore, cioè che c'è proprio una sofferenza per cose successe nel suo passato che non è riuscita a superare, e soprattutto è un personaggio che nel corso della serie si vede quanto tiene alle persone che le stanno intorno e quello che fa per proteggerle, per tenerle al sicuro. È un personaggio che cresce tanto e che mi ha ispirato tantissimo, quindi sì, assolutamente Ivy O'Neill. Questa cosa mi fa un sacco ridere perché cioè tipo nella mia vita ci sono stati diversi personaggi che si sono chiamati Ivy in 3 cose diverse, perché sto pensando a Ivy di Descendants, Ivy di Mako Mermaids e appunto Ivy di The Diviners. Non lo so, secondo me è un segno del destino, secondo me devo chiamare il mio futuro gatto Ivy se sarà femmina, sì, probabilmente è per questo. Domanda numero 10, un libro che ti ha fatto piangere. E anche qui la risposta sorge spontanea, ovvero The King of Crows di Lipa Bray, ultimo libro nella saga di The Diviners. Credo che sia uno dei pochissimi libri che mi ha fatto piangere quest'anno, ma io proprio i lacrimoni, i singhiozzi mentre leggevo questo quarto libro, in parte perché stavamo arrivando alla fine, quindi piangevo per quello, piangevo più che altro di gioia magari per quello che succedeva ai miei personaggi, proprio perché quando segui una storia per così tanto tempo, cioè sei comunque fiera di loro, no? Cioè mi ricordo tipo i messaggi che mandava Chantal, tipo Shanti, ho pianto 3 volte già e sto solo a metà libro. Però sì, sono stati sia pianti di disperazione ovviamente, ma anche proprio pianti emotivi, non so come spiegarvi, però sì, quel tipo di pianto lì. Domanda numero 11, un libro che ti ha resa felice. E qui assolutamente mi sento di citarvi Heartstopper di Alice Osman. Vi cito il primo, ma in realtà un po' tutti e tre, perché l'ho letti comunque tutti e tre nella prima parte del 2020. E sì, sono state delle graphic novel che mi hanno resa veramente felice, che mi hanno permesso di trascorrere proprio un pomeriggio in allegria e in totale spensieratezza. Io non so perché sono 3 video che non riesco a dire spensieratezza, ma va bene, perché la storia di Nick e Charlie mi ha scaldato proprio il cuore e mi ha fatto spuntare tantissimi sorrisi durante la lettura, perché è quella dolcezza proprio tenera di un primo amore. Domanda numero 12,
12 miglior adattamento cinematografico di un libro visto quest'anno. Assolutamente Piccole Donne, la versione che è uscita a fine 2019, per capirci, però io comunque ho visto il film a gennaio 2020, quindi rientra assolutamente nella domanda. Infatti è stato tipo il primo e unico film che ho visto al cinema quest'anno prima della pandemia globale, ma questa è un'altra storia. E trovo che questa versione di Piccole Donne sia una delle migliori mai fatte, perché è riuscito proprio a rendere giustizia e fedeltà alla storia originale, e soprattutto è un film che è riuscito a trasmettere molto bene, mettendo sullo stesso piano e dando importanza a tutte e quattro le sorelle March. La mia preferita è e sarà sempre Jo, però tramite questo film ho rivalutato tantissimo il personaggio di Amy, che quando avevo letto il libro la prima volta, insomma, non mi stava molto simpatica per ovvie motivazioni, mentre in questo film l'ho apprezzata moltissimo e credo che sia uno dei personaggi migliori di questa versione, di questa trasposizione cinematografica. Domanda numero 13, video preferito che hai girato quest'anno? Lo sapete, io sono egocentrica, quindi non posso sceglierne soltanto uno, perché spesso sono molto fiera dei contenuti che posto qui sul canale, quindi vi cito assolutamente i vlog che sono usciti in questi mesi, nello specifico il vlog sul nome del vento, perché comunque ha racchiuso tantissimi bei momenti della pre-quarantena, quando ancora non immaginavamo quello che sarebbe accaduto, come la reunion con i miei amici di BookTube, il concerto di Tini, tantissimi bei momenti. Anche quello della quarantena, vi dirò, è uno dei miei preferiti di quest'anno, perché comunque sicuramente racchiuderà un momento che ricorderemo negli anni a venire. Mentre per quanto riguarda video più statici, insomma girati con questo sfondo, sicuramente mi vengono in mente quello sulla classifica delle varie saghe che ho letto nella mia vita. È stato un sacco divertente, anche a livello di editing è stato molto challenging, insomma. E anche quello dove facciamo gli acquisti su Amazon insieme, è stato lo sclero puro. Quindi sì, probabilmente questi quattro. Domanda numero 14, libro esteticamente più bello che hai comprato o ricevuto quest'anno? Assolutamente l'edizione illustrata di A Conjuring of Light di Victoria Schwab, che ho recuperato proprio di recente, nonostante sia uscito ad ottobre dello scorso anno, però dopo averlo puntato per mesi e mesi su Amazon, finalmente il prezzo era sceso ad una quota umana e quindi mi sono fiondata appena l'ho visto lì, ho detto ok, mio, compriamolo, e finalmente tutto il set è completo, anche con il primo e con il secondo. Io lo amo perché ha la costina bianca, che in contrasto col nero trovo che sia una delle cose più book porn della vita, e la copertina originale è nera, anche qui book porn spaziale, e poi è bellissimo perché comunque all'interno ci sono le fan art, e poi qui c'è scritto Anoshi. È veramente un'edizione curatissima e sono davvero contentissima di avere questo libro anche in inglese, insomma nella sua versione in copertina rigida, perché è il mio preferito della trilogia di A Dark Crescent of Magic, quindi sono contentissima. Poi all'interno è anche autografato da Victoria Schwab e non me lo aspettavo, perché comunque è passato effettivamente un sacco di tempo da quando è uscito, quindi pensavo che le scorte autografate fossero finite, e invece c'era ancora. Ed infine, quindicesima e ultima domanda, quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? Anche qui Dreamers ce ne sono tantissimi, però per non menzionare di nuovo quelli che ho già citato in precedenza nel video o in altri TBR, vi parlo di Il mare senza stelle di Erin Morgenstern, che è in uscita proprio a breve, insomma, in italiano, perché uscirà il 16 luglio per la Fazzi, e sono davvero curiosissima perché da quello che ho capito leggendo un po' la trama, credo proprio che potrebbe essere un libro nelle mie corde, che potrebbe piacermi tantissimo, quindi sicuramente Il mare senza stelle rientra in quella TBR infinita di libri che voglio leggere entro la fine dell'anno. Però per ulteriori informazioni vi rimando sicuramente alle varie TBR che ho fatto quest'anno, tra quella annuale e quella estiva, perché sicuramente lì ci sono tantissimi altri titoli che adesso qui non mi ricordo o non sto menzionando. Ebbene sì, Dreamers, siamo giunti alla fine di un altro video. Io spero vivamente che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia fatto passare un buon momento. Adesso tocca a voi, fatemi sapere qui sotto con un commentino qual è stato il libro migliore che avete letto nel 2020 fino a questo momento, e soprattutto quali sono invece i libri che non vedete l'ora di leggere nella seconda parte dell'anno, perché sono un sacco curiosa di saperlo. Ebbene, su niente di diverso, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con tutti i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi, e ovviamente seguitemi su tutti i social network che sono linkati giù nell'info box, se già non lo fate, perché seguirmi sui social è una cosa molto 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 importante. Quindi non è diverso, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo al prossimo video. Bye!